Edizione del Palio dello Stufato, quest'anno ricca di novità, perché credo sia una formula che, se funziona, potrebbe essere davvero la formula giusta per come dire, avere un futuro che coinvolga anche tutta la città. Dopo vari tentativi che sicuramente sono riusciti di coinvolgere gli operatori economici, i cittadini. Quest'anno la novità è che coinvolgiamo i quartieri di San Giovanni, i sette quartieri che partecipano con i nostri cittadini stufatari, però c'è sempre il coinvolgimento dell'Istituto Vasari di Figline che farà sia l'accoglienza sia il servizio a tavola e naturalmente parteciperà alla gara con gli studenti che affiancheranno gli stufatari nella preparazione dello stufato. C'è il coinvolgimento anche dell'ISIS Valdarno con un evento collaterale che è legato alla storia di San Giovanni. Alle 11 ci sarà la presentazione dei gioielli sangiovannesi in Palazzo d'Arnolfo. Si parlerà delle nostre eccellenze, compreso la storia dello stufato. Quindi c'è un coinvolgimento doppio delle scuole, un coinvolgimento dei quartieri e speriamo ci sia, come sempre, il coinvolgimento della popolazione. Abbiamo anche ampliato il numero dei partecipanti alla giuria popolare, quindi ci sono 80 partecipanti che, insomma, c'è una giuria popolare che è un po' più ampia rispetto al passato. Quindi noi si spera ci sia anche un maggior coinvolgimento complessivo della città. So che all'interno dei quartieri ci sono già stati dei preparativi, delle prove che hanno messo a punto le ricette, che hanno in qualche maniera coinvolto anche tanta gente che poi parteciperà in maniera fattiva a questa manifestazione e credo sia il giusto modo per tramandare le tradizioni di questa pietanza, che è una pietanza prettamente sangiovannese, e l'amministrazione in questi anni si è mossa perché ci sia non solo la conoscenza, ma anche la possibilità di tramandare questa tradizione alle future generazioni, e il coinvolgimento delle scuole va esattamente in questa direzione.